Il lavoro del paleontologo, per certi aspetti, somiglia al lavoro dell'investigatore. Anche per noi, spesso, le piccole cose sono le più importanti. Un caso irrisolto. Tra i tanti casi che un paleontologo si trova a dover risolvere, ogni tanto può capitare di trovarsi addirittura di fronte ad un sospetto di omicidio. Questo incredibile fossile rinvenuto nel 2009 in Montana, negli Stati Uniti, sembra aver fermato nel tempo una scena del crimine di 65 milioni di anni fa. Come potete vedere, ci sono due corpi, un giovane tirannosauride e un ceratopside, cioè un carnivoro e un erbivoro, un potenziale assassino e una possibile vittima. A guardarli sembra proprio che i due abbiano lottato tra loro. Cerchiamo di capire come si sono svolti i fatti. Prima di tutto, l'arma del delitto. Questo è un dente di T-Rex, un'arma micidiale. Sullo scheletro del ceratopside ne sono stati ritrovati diversi. Ma per provare che quel T-Rex sia effettivamente l'assassino, dovremmo dimostrare che nella sua bocca mancano esattamente gli stessi denti che sono stati ritrovati sulla vittima. Purtroppo le fauci del T-Rex sono serrate e fin qui è stato impossibile fare confronti. Inoltre, il suo cranio è gravemente fratturato. Questo fa pensare che il ceratopside gli abbia inferto delle ferite mortali. Una zampa posteriore e la coda del ceratopside sono sovrapposte al corpo del T-Rex. L'assassino, quindi, sarebbe caduto per primo sotto i colpi del suo avversario, il quale, già mortalmente ferito, sarebbe crollato sul suo assalitore immediatamente dopo. Mentre il T-Rex è completo, l'altro presenta delle mutilazioni. Questo potrebbe significare che il carnivoro sia morto prima dell'erbivoro e sia rimasto sepolto più in profondità, conservandosi intatto. Il ceratopside, invece, potrebbe essere caduto lì successivamente per motivi ignoti. Dopo più di 65 milioni di anni, il caso dei dinosauri duellanti è un caso ancora aperto. Bisognerà continuare ad indagare ancora per accertare la verità. Noi che ci occupiamo degli esseri viventi più imponenti della storia, sappiamo che dietro piccoli indizi, spesso, si nascondono le scoperte più grandi.